Benvenuti alla 63ª puntata di Tripla Detta Bella, mi sembra di essere Amadeus, puntata che si preannuncia perlomeno vivace, credo. Sono giornate tese, lo sapete, per lo sport di vertice triestino, il momento della squadra di basket, ma non solo di quella, è difficile. Il nostro ospite di questa sera, inutile negarlo, è al centro di critiche e dubbi, come è ovvio che sia quando i risultati non sono quelli attesi, e credo che lui se ne renda perfettamente conto e lo vedremo fra poco. È anche per questo che io e Raffaele apprezziamo ancora di più la sua forte volontà di partecipare in diretta, di raccontare il suo punto di vista, di spiegare ciò che magari finora non c'è stato il modo di spiegare. Allora, una velocissima spiegazione su come si svolgerà la serata. Ovviamente Raffaele ed io abbiamo preparato una serie di domande, che poi sono quelle più ricorrenti sui social. Come sempre, la chat è aperta, è libera per accogliere i vostri commenti, le vostre domande, che sappiamo già che questa sera arriveranno copiosi. Però non abbiatevene a male, se questa sera non riusciremo a rispondere a tutti, o a farvi rispondere da lui a tutti per motivi essenzialmente di tempo. Cercheremo in ogni caso di rendere la live di questa sera quanto più interattiva ci sarà possibile. Le istruzioni per l'uso, d'altronde, spero le abbiate lette oggi pomeriggio e quindi contiamo sul solito clima disteso e costruttivo. Ma comunque, bando alle chiacchiere, è ora di gettarci nella discussione e dunque diamo il benvenuto al nostro ospite. Per la prima volta a Tripla Detta Bella, Jamion Christian. Thanks for having me. Excited to be on. Wish we had done this sooner. I just appreciate the coverage you have of our team, and I'm excited to have a chance to interact with you all and our fans. Grazie mille per avermi qui. Speravo di avrei voluto fare questa possibilità anche prima. Grazie della copertura, insomma, dell'attenzione che è data al nostro team. E sono contento di essere qui a parlare con voi e con i nostri tifosi. Naturalmente, grazie anche a Francesco Nanni, che invece torna da noi per la seconda volta, che oggi si presterà a fare anche da nostro assistente, oltre che da assistente del coach, e ci aiuterà essenzialmente con la traduzione. Bentornato Francesco. Ciao a tutti. Coach, you have to excuse me if this is the first and the last time tonight I try to pronounce your name correctly. You know that we are Italians, and for us Italians, you are Coach Christian, not Christian. Okay, but it's our fault. We just call you as an Italian would call you. Okay. Ok, ha detto Okay. preoccupato. A tal proposito, Francesco, mi dai l'assist proprio per scusarmi, ovviamente, perché io inglese, siccome so poco, non ne parlo per non fare figure barbine e mi scuso con Christian, ovviamente, di questa mia manchevolezza, ma purtroppo lo ammetto. Voglio precisare, come ha già anticipato Francesco, questo non è un tribunale dell'Inquisizione, ma è semplicemente una chiacchierata schietta, una chiacchierata tra persone che si fanno delle domande e vogliono magari ottenere delle risposte dal timoniere della Pallacanestro Trieste. Parto subito con la prima domanda. Cioè, saranno domande molto, come dire, sintetiche per far capire innanzitutto il contenuto, ma anche per avere una risposta altrettanto diretta. Allora, Pallacanestro Trieste, al momento attuale ad oggi abbiamo una condizione atletica, ahimè, pessima, dei giocatori. 90 punti a partita subiti nelle ultime 5 partite e un attacco che tira col 24% più o meno da 3 punti. Andiamo con ordine, analizziamo i tre aspetti: preparazione atletica, difesa e sistema offensivo. Ok, dammi un secondo che gli ho tradotto Vai. tutto, ma io lo rifaccio perché è stata una domanda lunga. Intanto una cosa che lui ci teneva a dire è che anche lui si scusa di non sapere l'italiano, lo sta imparando, ma ancora non, come tu non lo vuoi fare tutto in inglese, noi non la facciamo tutto in italiano. Rifaccio la domanda a lui. So he said 3 points, especially the physical condition.
defense that allowed 90 points in the last five games average, and the offensive system where we're shooting 25% from three. Yeah, I'll take each of these one at a time. Ne risponderà queste una alla volta dei tre punti che hai fatto. The interesting thing with our three-point offense is that it's obviously not good enough. La cosa interessante o come da notare del nostro attacco del tiro da tre punti è che ovviamente in questo momento non è buono abbastanza quello che stiamo facendo. The biggest thing we look at with our three-point shooting is shot creation. La cosa più importante che guardiamo riguardo al nostro ai nostri tiri da tre punti è shot creation, cioè la capacità di creare tiri. One of the things I think is a misnomer when you play fast. Una delle cose che penso sia un errore, una confusione che a volte si fa quando si gioca veloce, ad alto ritmo, is that you're playing unorganized and without a plan. È che si giochi non organizzati e senza un piano. When it's quite the opposite. In order to do something in the first 10 seconds of the shot clock, you have to be highly organized and highly focused. Mentre invece è il contrario, per riuscire a fare qualcosa nei primi 10 secondi dell'attacco devi essere molto organizzato e molto focus, concentrato. To have great freedom, you have to have very defined roles. Per avere grande libertà in attacco bisogna avere ruoli molto chiari e definiti. Without Reyes, our shot creation is different. Senza Reyes, la nostra capacità di creare tiri per tutti è diversa. One of the things we work with our players on is it's not just your ability, it's the threat of your ability. Una delle cose su cui lavoriamo molto con i nostri giocatori è fargli capire che non è solo la loro abilità, ma è la minaccia della loro abilità in campo. Quindi la minaccia di uno che può tirare, la minaccia di uno che può penetrare, per intenderci. So Candusi, for example, being on the perimeter. Quindi Candusi, per esempio, se sta sul perimetro, opens up the lane for guys to make plays, not because of his percentage, but because the threat of his greatness. Apre l'area, l'area alle penetrazioni di Rozier, di Eli, non necessariamente per la percentuale con la quale sta tirando da tre punti, ma per il fatto che le persone debbano rispettare il suo tiro da tre punti e quindi marcarlo fino all'arco dei tre punti. So what we focus on are the threats to the rim. Quindi quello su cui ci concentriamo sono le minacce, appunto minacce di attaccare il ferro, di essere pericolosi al ferro. Examples of threats, pick and rolls to the rim. Un esempio di minacce al ferro è un pick and roll per attaccare il ferro. Cutters in the lane. Un taglio dentro l'area. Post-ups. Post-up. And penetrations. E penetrazioni, insomma, da penetra scarica. So we're trying to have a great balance of those throughout the offense. Stiamo cercando di avere un grande bilanciamento tra tutte queste componenti che abbiamo appena citato nel nostro attacco. And to do all those in 10 seconds takes a lot of guys on the same page. E per riuscire a fare tutte queste cose, soprattutto nei primi secondi dell'attacco, bisogna che tutti i giocatori siano on the same page, sulla stessa pagina, sulla stessa lunghezza d'onda, potremmo dire in italiano. The way we grade offense is about those paint threats. Il modo in, you say great? Great. Okay. Yeah. Il modo in cui noi valutiamo l'attacco è quanto riusciamo a creare di queste paint threats, cioè è difficile tradurre in italiano con una sola parola, ma opportunità, minacce di attaccare l'area per l'altra squadra. And so an open shot in the first 10 seconds versus is to us we want to take those. Quindi un tiro aperto nei primi 10 secondi noi vogliamo prenderlo. But we obviously don't want to take tough contested shots. Ma cerchiamo di non prendere difficili contestati nei primi 10 secondi. So an open shot that's missed is graded the same for us as a made shot that's open. They're the same. Quindi un tiro sbagliato ma aperto, buon tiro, per noi, per come noi grade, cioè valutiamo l'attacco internamente, è un buon tiro uguale a un tiro aperto che viene segnato in ambito di come l'abbiamo costruito, di come lo valutiamo. We talk about 80-20 philosophy. Parliamo spesso di filosofia dell'80%-20%. 20% of the roster will produce 80% in a given area. Che dice che il 20% del roster produrrà l'80% di un'area specifica. So we don't need all our guys making layups. We need all our guys making layups. We need the majority of the guys, 3 to 4 guys taking threes, the best top 4 guys taking threes, the best guys in the lane. Okay. Quindi non abbiamo bisogno di tutti i giocatori che facciano tutto, ma per questa filosofia di 80-20 avremo bisogno di, ovviamente tutti potranno fare un layup, ma soprattutto
i migliori tiratori vogliamo che producano l'80% dei nostri tiri, quindi 3-4 tiratori saranno quelli che dovranno tirare di più da tre punti. We do this in all areas. Easy areas to look at for 80-20. Rebounding, where we have Brooks, Reyes, Vildera, and Candusi. Four guys that usually generate the most rebounds for us. Quindi, per esempio, lo facciamo anche questo esempio per i rimbalzi. Noi, di solito, quattro dei nostri, i nostri quattro migliori rimbalzisti, quindi Vildera, Reyes, Candusi e Brooks, in quattro producono l'80% dei nostri rimbalzi. Right. Assisting, we're looking at Ruzier, we're looking at Brooks, Vildera chips in there some, and when we have Reyes, Reyes chips in there as well, assisting top four. Per gli assist, la stessa cosa, quindi potremmo dire Ruzier, Brooks, Vildera ci aiuta anche con la sua, diciamo, playmaking aggiunto dal post basso, e anche Reyes, quando è sano, contribuisce a questa cosa dei rimbalzi. So there's, so there's a great difference between missing open shots and missing contested shots. Quindi per noi c'è una grande differenza tra lo sbagliare tiri aperti, ben costruiti, e lo sbagliare tiri contestati, che non si è riusciti a creare bene. Defense and condition. Yeah, I'll handle the defensive question now. Ora passa la parte della difesa. Yeah. We've surrendered 90 points in four of the last five games. Abbiamo subito 90 punti in quattro delle ultime cinque partite. But let's not forget that a month ago we were the number one effective field goal defense in all of A2. Ma non dobbiamo scordarci che un mese fa eravamo la prima difesa in A2 per effective field goal percentage. Defense is the area that I'm honestly most disappointed in over the last month. E la difesa è, lo dico senza problemi, l'area in cui sono stato più disappointed, dispiaciuto in quest'ultimo mese. Areas we're really strong at, even now without Reyes, rebounding the basketball, we're still extremely strong in that area. È un'area in cui siamo stati, per esempio, comunque bravissimi nonostante l'assenza di Reyes, sono stati rimbalzi, siamo stati molto bravi a prendere rimbalzi in attacco e in difesa. But the area that's been most affected in the last month has been our three-point defense. Ma l'area in cui siamo stati più affected, colpiti, influenzati dalla mancanza di Reyes nell'ultimo mese è stata la difesa sul tiro da tre punti. The three-point defense is extremely important. We were below, I think we were at about 29% a month ago. Dice che la difesa sul tiro da tre punti è molto importante, ovviamente. Un mese fa eravamo attorno al 29% di percentuale da tre punti concessa. So the 34% we're shooting from three does not hurt us nearly as much when they're shooting 29 or 27% as it does in a game when they're now shooting 38% the last month. Quindi il fatto che noi prima magari tirassimo 34%, 33% da tre punti non ci danneggiava così tanto finché riusciamo a tenere gli avversari al 29-30% da tre punti. Ma ora iniziamo a soffrirlo tanto se gli avversari possono tirare col 38% contro di noi. Quindi questa è un'area in cui di sicuro è l'area appunto in cui siamo stati più colpiti dall'assenza di Reyes. One of the hardest areas hit defensively is because we essentially funneled a lot of things towards Reyes to finish the play. Una delle cose diciamo più importanti da spiegare, da capire, è che noi in difesa, per come il nostro sistema, incanaliamo, funnel, proprio incanalare tante cose verso Reyes per finire un'azione difensiva, grazie alle sue qualità atletiche, le sue qualità, insomma. In our system on offense and defense, I believe in using our best players a lot. Nel nostro sistema in attacco e in difesa, io credo molto nell'usare moltissimo i nostri giocatori, nel passare molto da loro. I watch these other teams, and a lot of times their imports don't even defend, they only score. Guardo le altre squadre, a volte i loro americani non difendono particolarmente e sono solo efficaci in fase offensiva, in attacco. I'm really proud of our team because our entire team does defend. We just haven't done a great job of it the last month. Sono molto orgoglioso del fatto che nella nostra squadra tutti difendano, anche gli americani, ma al tempo stesso sono dispiaciuto che non abbiamo fatto un buon lavoro in questo comparto, insomma, in difesa nell'ultimo mese. Yeah, I also think over that time period it's important to realize we didn't have Michele for a game as well. Penso che in quel periodo sia importante anche notare che per due di quelle partite non avevamo neanche Ruzier, che è un altro ottimo difensore. Michele Ruzier is the best on-ball defender maybe in our league. Michele è uno dei migliori difensori sulla palla, forse il migliore del nostro campionato. So he sets the table for the entire defense with his ball pressure. E lui set the table apparecchia la tavola.
apparecchia il tavolo letteralmente, ma vorrebbe dire organizza, ci aiuta tutti quanti sostanzialmente, organizza tutta quanta la difesa con la sua pressione sulla palla, che è la prima cosa che impatta un possesso offensivo degli avversari. Then you look at Eli Brooks, guard, the next wing, next scorer, who's also a great rebounder when free. E in più passiamo a Brooks, che marca sempre un ottimo guardia, un ottimo alla piccola, ed è anche un ottimo rimbalzista per noi in difesa. Lodo at the three. Lodo quando gioca da tre. At 6'8", with his ability to guard the usually the opposing import with size. Con la sua altezza, con la sua stazza, insomma, due metri, quando gioca da tre può marcare spesso l'americano avversario in qualsiasi posizione sia. That's a very important part of our defense because he's an excellent defender on scores. Questa è una parte importantissima della nostra difesa perché è un eccellente difensore sugli scorer. Reyes with his athleticism at the four, ability to defend on the switch and rebound the ball and the block shots, and it gives a lot of versatility. Reyes con la sua, insomma, abilità atletica di difendere i quattro, ma di poter cambiare sugli esterni, di prendere rimbalzi, di stoppare, era un pezzo fondamentale della nostra difesa. Candusi and Vildera both grading out great defensively this year in different ways. Candusi e Vildera ci danno cose ottime in difesa, seppur in modo diverso, essendo giocatori diversi, ma stanno facendo un buon apporto. So now when you lose Reyes, you have to move these guys all around defensively, which really offsets the defense. Quindi perdendo Reyes, tutti i giocatori devono andare a fare cose leggermente diverse. Per esempio, basti pensare a De Angeli, questo lo sto aggiungendo io, per essere chiari, che adesso spesso è andato a marcare il 4, anziché poter essere usato per difendere sull'esterno più pericoloso avversario. Our team was made with great balance. Il nostro team era costruito su un grande equilibrio che avevamo trovato. So the balance has been unsettled and we're working tirelessly to get it settled. It won't be replacing Reyes, but it will be different and it will look different. Ok, dammi un secondo. Il nostro, questo equilibrio che avevamo trovato, ora dobbiamo ritrovarlo. Ci stiamo lavorando incessantemente. L'equilibrio senza Reyes sarà diverso, apparirà diverso nelle strategie che faremo, ma troveremo questo equilibrio anche senza Reyes. I deeply believe in strengths and weaknesses and trying to put our players in position on both sides of the ball to play through their strengths and to mitigate their weaknesses. Credo fermamente nell'analizzare i punti di forza e di debolezza e nel mettere i nostri giocatori nelle condizioni di massimizzare i loro punti di forza e minimizzare i loro punti di debolezza. So when it gets unsettled, we've got to readjust not just one thing, but a lot of different things to solve the problem. Quindi quando viene a mancare una parte di questo bilanciamento in un sistema come il nostro, non c'è solo una cosa da sistemare, ma tante cose diverse da sistemare per ritrovare e rimetterci nelle condizioni, come dicevamo prima, di massimizzare i nostri punti di forza. Condizione atletica, no? Il punto attuale della condizione atletica. Which is the actual point of condition. Conditioning. Our team, every day when I'm with them in practice, has tremendous spirit. La squadra tutti i giorni in allenamento ha un ottimo atteggiamento, un ottimo spirito. The game should be played with a tremendous amount of joy. Il gioco, insomma, la partita di pallacanestro dovrebbe essere giocata con un enorme quantitativo di gioia, di energia. I've been battling with these guys all year, even during the 8-game winning streak. Ho combattuto con questi ragazzi per tutto l'anno, anche nel momento in cui abbiamo vinto 8 in fila. Because we have more joy and more enthusiasm to play with. And I know we're going to get there. We just haven't shown the world it yet. Perché noi abbiamo molta più gioia, molto più entusiasmo, molta più capacità di giocare con questa gioia e entusiasmo di quanto abbiamo fatto vedere fino adesso, anche nel momento in cui vincevamo 8 partite in fila. E non l'abbiamo ancora mostrato al mondo, ma sono convinto che riusciremo a mostrarlo. As a player, you have to be so present in the moment. Come giocatore devi essere così tanto presente nel momento, present in the moment, si capisce anche in italiano, insomma. You have to love the battle and love the people you're doing it with. Bisogna amare la battaglia, la guerra che si combatte e amare le persone con cui la si combatte. And that is the next level for us. That's the next level for our team. E questo è il prossimo livello, il prossimo step per noi e per le persone di questa squadra. When we start doing that, it will be a complete game changer. Quando inizieremo a fare questo, sarà un complete game changer, una cosa che ci darà un grande cambiamento. Because we will make shots, we will defend better, and when we bring that joy to the game, it makes us an unstoppable force. Perché riusciremo a fare più canestro, riusciremo a difendere meglio,
e questo ci metterà, ci trasformerà in un unstoppable force, una forza difficile da fermare, infermabile. And to get to where we want to go, we have to be unstoppable. E per arrivare dove vogliamo arrivare, in quello che è il nostro obiettivo, dobbiamo essere infermabili, insomma, non rallentabili. Farò io allora una domanda. È tutto chiaro quello che dice il coach, però qualcosa in questo momento non sta funzionando. Se voi dite che il 20% dei migliori tiratori deve fare l'80% dei tiri da tre, quando tirano con il 20% o 22%, quello che è, evidentemente qualcosa non sta funzionando, anche perché loro sono effettivamente i migliori tiratori, però non segnano. Anche quando tirano con quelli che Jamion definisce il tiro aperto, quindi un tiro che per il coaching staff è un buon tiro, però vengono sbagliati anche quelli ultimamente. E la seconda cosa che volevo chiedere è, ad esempio, proprio sull'ultimo aspetto, la gioia di giocare che piano piano vi renderà inarrestabili. In questo momento, soprattutto nelle ultime 3-4 partite, le facce, il linguaggio del corpo dei giocatori tradiva invece un po' di frustrazione. Come vi siete spiegati questa cosa? È un fatto più mentale, più fisico e soprattutto la cosa più importante di tutte, cosa si può fare per migliorare? Al di là del lavoro in palestra, ma c'è un lavoro mentale da fare, c'è qualcosa da recuperare evidentemente nelle teste dei giocatori. Intanto Francesco ti ringrazio mille, ti dico io una cosa prima, se puoi la prossima volta spezzare questa domanda in due parti. Sì, io che certo. No, ma solo perché poi ho paura che magari lui si perde qualcosa perché io non glielo traduco bene e non vorrei poi metterti nella condizione, quindi ecco, se non c'è una risposta ridimmelo perché magari è probabile che l'abbia sbagliata io. Cioè, me le sono scritte, no. Quindi ce la farei. La dividiamo in due parti anche questa risposta. So. Sì. Perché? Missing open shots. You know, it's a great question. When we're missing open shots with guys who we all believe are great shooters. È un'ottima domanda. Il perché stiamo sbagliando tiri aperti con giocatori che tutti noi riteniamo essere buoni tiratori. And these things happen for every team and for every shooter during the season. Queste cose capitano per ogni tiratore e per ogni squadra durante la stagione. I think, I don't want to say a better question, but a better way to look at it is what are we doing to correct it on the day-to-day of practice? Una domanda, non voglio dire una migliore domanda, ma voglio dire quello che stiamo cercando noi, il modo in cui cerchiamo di vederla noi è cosa possiamo fare ogni giorno in allenamento per uscire da questa situazione. There's a few ways that we can work on shooting. Ci sono diversi modi in cui noi possiamo lavorare sul tiro. We can work under pressure. Possiamo lavorare sotto pressione, con tiri sotto pressione. Chasing them around staggers, chasing them up and down the floor, getting a fitness level to the right level. Quindi inseguirli su degli stagger, correre per il campo e tirare, metterli in tiri difficili a livello di condizionamento fisico, quindi correre e tirare. We do what we call narrowing the focus. Facciamo anche quello che chiamiamo concentrare il focus, quindi concentrarsi su una cosa specifica. Where you may have 7 spots, but you can't move to the next spot till you make 26 out of 30 or 28 out of 30. Quindi cose, per esempio, alcuni obiettivi come dobbiamo fare 7 spot, ma non possiamo muoverci fino al prossimo spot finché non facciamo 26 su 30 o 28 su 30 o qualsiasi sia l'obiettivo. And I think the third thing is if you believe a guy's a great shooter and you believe in the numbers, you double down on his greatness. E la terza cosa, penso che se tu sei convinto che una persona sia un buon tiratore, aspetta, can you repeat that? If you believe in a guy and you believe in his shooting, you double down on his greatness. Quindi se tu pensi che una persona sia un tiratore e se tu pensi che sia un buon giocatore, un buon tiratore, you double down, quindi rimani ancora più convinto del fatto che sia un tiratore, del fatto che uscirà da questa situazione. Non si esita, non si dubita quello che sono i suoi tiri. The hardest thing in life. La cosa più difficile nella vita is to keep doing the right thing when you're getting a negative result. È continuare a fare la cosa giusta anche quando il risultato non arriva immediatamente. Therefore, if you believe the result can change. Quindi se sei convinto, se siamo convinti che il risultato possa cambiare, you work on the process. Si lavora sul processo, cioè su come si ottengono quei tiri, come li facciamo. You believe in the person with how you play them and how you speak to them. Credi nella persona e gli dai fiducia nel modo in cui
lo fai giocare nel modo in cui ci parli. And you keep finding ways for them to find little steps along the way so they can see the bigger window of their greatness. E continui a cercare il modo di aiutarli a fare piccoli step nel loro percorso in cui, in modo tale che possano arrivare al loro livello di grandezza. And if a guy can shoot, he's at 25% for a month. E se un giocatore può tirare ed è a 25% per un mese, then I firmly believe those numbers are going to flip at some point and he'll be over 40 maybe for the next month. Sono fermamente convinto che quei numeri flipperanno, si ribalteranno e magari il mese dopo tirerà a oltre il 40%. Sì, ok. E la seconda parte della domanda riguardava, ti ricordi? Yeah. Okay. Sì. The second part was about joy and frustration. What can we do? Yeah. Look, you're frustrated. I'm frustrated. Our fan base is frustrated. None of us came here to not dominate our league. Ok. Tu sei frustrato, io sono frustrato, i nostri giocatori sono frustrati, i nostri fan sono frustrati, tutti noi siamo venuti qui col desiderio di dominare questo campionato. Our frustration is different than most teams' frustration. La nostra frustrazione è diversa dalla frustrazione di altre squadre. Our players believe so much in one another and have the ability to step up into the moment. I nostri giocatori credono così tanto l'uno con l'altro e nella loro capacità di step into the moment vuol dire esattamente farsi trovare pronti al momento opportuno. That they are really struggling with not stepping into it for the good of the team. Che stanno soffrendo questo fatto di non riuscire a di fare fatica a fare un passo avanti per la squadra. When you want something so much and you know the people around you need it. Quando vuoi qualcosa così tanto e sai che le persone attorno a te ne hanno bisogno, sometimes it gets harder to catch it and to grab it. A volte diventa difficile, proprio per questo desiderio di volerla tanto, di riuscirci e di afferrarla. We have to get our will and our focus in the right level. Dobbiamo avere la nostra volontà e la nostra concentrazione allo stesso livello, at the right level, a livello giusto. Because the will and the want and the need are all there. Perché la volontà, la voglia e il sentimento di il bisogno sono tutti presenti nei nostri giocatori. The emotion in between the will and the focus is blurring our ability to focus at the highest level. Ma la parte emotiva che c'è tra il desiderio e la concentrazione a volte ci mette in uno stato emotivo sfocato, non ci permette di concentrarci, di trovare il giusto bilanciamento tra desiderio, volontà di farlo e concentrazione. I love that our team feels such a responsibility for being on the team. Amo il fatto che la nostra squadra senta così tanto responsabilità di essere parte di questa squadra e di volerlo fare. I love that they feel the responsibility for our city to be the best for our team. Sentono la responsabilità anche nei confronti della città di essere la migliore versione di loro stessi per la squadra. Now it's time to transform that emotion into the highest level of focus possible. Ora dobbiamo riuscire a trasformare questa parte emotiva nel livello più alto di concentrazione e di focus possibile. Francesco, adesso ti faccio una domanda che può essere complessa da tradurre, vediamo se mi aiuti. La pallacanestro contemporanea, anche in Europa, si sta spostando verso un metodo analitico, no? È stato fatto così nella musica, nell'arte, con Kandinsky, è stato fatto in tanti aspetti, no? della vita. Chiedo però come si può bilanciare un metodo analitico, scientifico della pallacanestro con alcuni elementi dell'essere umano come l'emotività, l'istinto che fanno da padrona quando giochi una partita di basket. Come si riesce a bilanciare questa cosa? Well, it's a great question. Ottima domanda, veramente un'ottima domanda. Although basketball is moving towards threes and layups. Tutto il mondo del basket si sta spostando verso threes and layups, cioè tiri da tre punti e tiri al ferro. In the last 4 minutes. Negli ultimi 4 minuti della partita. A good shot changes from threes and layups. Un ottimo tiro cambia, può anche non essere threes and layup, può anche essere un altro tipo di tiro. Right. And I don't believe our players should play like robots. E non penso che i nostri giocatori debbano giocare come dei robot. I believe the game is played best when they're bringing their personality into the moment. Penso che la pallacanestro, il gioco in generale, sia giocato al meglio possibile
quando i giocatori portano la loro personalità dentro il campo. A guy like Ariel Filloi and Eli Brooks. Un giocatore come Ariel Filloi, Eli Brooks, giusto per citarne due. Terrific mid-range shooters. Incredibili tiratori anche dal mid-range. So when they have the ability to get there, we encourage them to take those open looks. Quindi quando possono arrivarci, li incoraggiamo spesso a prendere anche quei tiri. And that's just one example where there is some originality within how we play. Quindi quello è un esempio di una situazione in cui c'è un po' di originalità nel modo in cui giochiamo, di distanziarsi dalle analytics, diciamo, che hai citato tu. Again, using the 80-20 even with post-ups. Quindi, per esempio, il fatto di usare il metodo di 80-20, 80%, 20% che abbiamo citato prima, anche per i post-up. Candusi is the only guy that really shoots jump hooks. Candusi è l'unico dei nostri giocatori veramente che fai, finisci insomma in semigancio, finisci in semigancio vicino al ferro. Which in some analytics community will not be allowed. Che per altre squadre ancora più basate sulle analytics non sarebbe concesso, non sarebbero tiri che prenderebbe. You know, one of the areas we've spent a lot of time on and have gotten much better on over the last month. Una delle aree in cui ci siamo concentrati molto, siamo migliorati molto nel corso dell'ultimo mese. All year we've been the number one offensive rebounding team in A2. In tutto l'anno siamo stati la migliore squadra a rimbalzo offensivo in A2. But we were number one in offensive rebounds and we were last in finishing those offensive rebounds for easy baskets. Per tutto l'anno siamo stati i primi per rimbalzi offensivi, ma gli ultimi per, diciamo, percentuale di realizzazione da quei rimbalzi offensivi, per i punti che ci tiriamo fuori basandosi sul numero dei rimbalzi offensivi. Right. So the last month we've been much better at taking those possessions if we have an easy layup, taking it and if not generating another possession. Nell'ultimo mese siamo stati migliori a prendere quegli extra possessi, quei rimbalzi offensivi, a finire con un layup immediato se c'è, se è libero, altrimenti passare la palla fuori e rigiocare. Ok, torniamo, Raffaele, andava bene così, avevi da approfondire qualcos'altro? Su questo? No, benissimo. Okay. Benissimo. Tornerei sulla squadra e in particolare su un punto che è stato dibattuto molto in questi mesi, cioè che la squadra era stata presentata sia dalla società ma anche dal coach come una squadra fatta da 10 titolari totalmente intercambiabili. Abbiamo visto che nel corso del campionato, soprattutto nelle partite che hanno preceduto i due infortuni che poi hanno rimescolato le carte nuovamente, ci sono stati dei giocatori che sono rimasti però un po' ai margini delle rotazioni, con altri giocatori che invece hanno costantemente superato i 30, 32, 35 minuti di impiego. Quindi 10 titolari, ma non più tali probabilmente. Siete ancora fermamente convinti della bontà di questa scelta e della definizione di avere una squadra fatta da 10 giocatori intercambiabili, o pensate che arrivati alle soglie dei playoff sia possibile cominciare a pensare a guardare al di fuori e a cercare magari, non dico di sostituire, ma di innestare nuove forze? In altre parole, pensate di aver fatto tutto giusto nella costruzione della squadra dopo 4-5 mesi di campionato? You know, what I've got to do with our team, and I own this, I've got to play these guys, and I've got to give these guys opportunities. Una cosa che io devo fare, e me ne prendo la responsabilità, è devo fare giocare questi ragazzi, devo dargli opportunità. Sometimes I get so focused on trying to put the guy in the perfect position to be successful. A volte mi concentro così tanto sul mettere il giocatore nella perfetta condizione per essere di successo, per avere successo. That they miss the moment. Che loro perdono il loro momento, perdono. And that's my mistake. E questo è un errore mio. I do believe in the roster. Io credo nel roster, ma ho fiducia in questo roster. I also believe that our roster is consistently getting better in practice, and therefore I've got to then give them the opportunity on the game. Penso anche che il nostro roster stia, i nostri giocatori stiano costantemente migliorando in allenamento e che quindi debba dargli possibilità di giocare e dimostrarlo durante le partite. This transition. Questa transizione has been more difficult for some than it has been for others. È stata più difficile per qualcuno che per altre. All our team is working really hard to work through that.
tutta la nostra squadra sta lavorando molto duramente in questo percorso. But there are certainly parts of it that are a big adjustment. Ma ci sono alcune parti, alcuni giocatori per i quali questo è un aggiustamento, un cambiamento maggiore che per altri. Aspetta un secondo, Francesco. You know, in concerns with the roster, with additions and all those things. Per quanto riguarda eventuali aggiunte, addizioni al roster. You know, our setup here is Michael handles all the player acquisition stuff. È che il nostro organizzazione qui è che Michael è incaricato ed è responsabilità di guardarsi attorno giocatori e questo tipo di cose. I know our club works tirelessly to make sure our team is at its best always. So che il nostro club, la nostra proprietà lavora costantemente per assicurarsi che il nostro team sia al massimo possibile, al più alto livello possibile. And my job and my role in that. E il mio ruolo, la mia responsabilità in questo processo is to make sure I'm getting the best out of the guys on the roster. È che io faccia il massimo dai giocatori attualmente a roster. The last month I have not done that at the highest level. Nell'ultimo mese non ho fatto questo at the highest level, a livello più alto possibile. Certo, allora adesso parliamo sempre del discorso, giustamente, che Coach Christian dice: io alleno la squadra che ho al momento, credo nella squadra che sto allenando, credo nei giocatori. Un mental coach come lui chiaramente lavora molto sulla testa dei propri giocatori, però sembra che al momento attuale tanti giocatori siano fuori giri, diciamo, mentalmente. Filoi, Bossi, Ferrero, Campogrande, Candussi nell'ultima parte. Questo clima, diciamo, intanto, com'è il clima nello spogliatoio e come vede il rapporto fra la squadra e lui come coach, come allenatore, come timoniere del gruppo? C'è qualche problema? C'è qualche problema da risolvere? O proprio è una situazione che deriva dai risultati? I'm definitely a guy that believes in coaching the ability, the heart and the mind. Sono sicuramente una persona che crede nell'allenare le abilità, la testa e il cuore dei giocatori. I believe our best basketball when all three of those are in alignment. Penso che noi giochiamo il nostro migliore pallacanestro quando queste tre cose sono collegate. So in this difficult moment, I actually think I'm the perfect guy for them. Quindi in questo momento difficile io penso di essere la persona giusta, la persona perfetta per loro. Oftentimes in growth, spesso nei momenti di crescita, there's a dip in growth. C'è un abbassamento, la crescita non è lineare ma va a scalini ad alti e bassi. We all need a catalyst and a believer. Abbiamo tutti bisogno di un catalizzatore e di qualcuno che creda in noi. To help push us beyond the lowest point. Per riuscire a spingerci fuori da questo dip, da questo abbassamento momentaneo. We actually call the lowest point the pit. Chiamiamo il punto più basso il pit, il pozzo, il buco. You think of any of your favorite movies, any of your favorite stories. Se pensi a qualsiasi dei tuoi film preferiti, delle tue storie preferite. The pit is where the main character develops all the internal fight, all the internal intelligence. Il protagonista di una qualsiasi storia attraversa sempre un momento in cui è figurativamente, letteralmente, in questo buco, in un momento negativo, ed è lì che sviluppa le sue capacità, la sua forza, la sua intelligenza, la sua capacità di risolvere i problemi. In the pit there's a fight for yourself and there's a fight for what you want. In questo pit, appunto, in questo, chiamiamolo buco, che non ho bene la traduzione purtroppo. No, ma è chiaro, ho capito. È lì che c'è un combattimento, una lotta per dimostrare quello che vogliamo essere e quello che vogliamo. Having the right people around you while you're in the pit to help you learn what you need to learn is vital for essential growth. Avere le persone giuste di fianco a te quando sei in quel momento per attraversare questo percorso, per imparare quello che devi imparare, è essenziale per riuscire a uscirne e migliorare. When you clear the pit, you are now at a higher level than you've ever been. Quando riesci a uscire da questo buco, da questo abbassamento, sarai a un livello più alto di quello a cui eri prima. So it's important right now for me to have our players' backs, to hold them highly accountable, and to help them through this time. Quindi in questo momento è fondamentale da parte mia essere alle spalle dei miei giocatori, insomma, sostenerli,
al tempo stesso tenerli highly accountable. Accountable non è una parola che ha una traduzione in italiano, ma accountable sostanzialmente significa tenerli responsabili, tenerli ad un alto standard. Sulla definizione di accountable se ne potrebbe parlare per minuti, c'è un video di Ettore Messina che lo fa su internet, perché è proprio una parola che non è nella cultura italiana. Accountable è tenerli responsabili di un certo standard, e lui dice che appunto deve fare questa cosa, tenerli highly accountable. Sì, la famosa autodisciplina di Ettore Messina che parlava. Bravo, sì, esattamente sì. Quel video. This is a really important time for the responsibility for all of us. Questo è un momento importantissimo per la responsabilità di tutti quanti noi. As a coaching staff, as an organization. Come coaching staff, come organizzazione. To give the most essential information to help them experience his growth. Per dargli le informazioni essenziali in modo che loro possano attraversare questa crescita. I use an analogy: lead, loud, exact, attack, demand. Wait. Scusa un attimo che ha detto una cosa che me la devo segnare. Ok, e lui dice che lui usa un'analogia che è un anagramma, e qui ora faccio fatica a tradurlo, ma ci provo, che è lead, che in inglese significa appunto guidare. L stay for? Lead. Ok, L, la L sta per loud, cioè vocale, rumoroso. La E sta per exact, che significa in questo caso preciso, non esatto, ma preciso, esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Attack nel senso di attaccare un obiettivo, aggredire un obiettivo. Non è una parola che si usa in italiano, ma insomma attaccare un compito nel senso di iniziare a farlo, di cercare di risolverlo. And demand è appunto esigente. Spiegare un anagramma in italiano è molto difficile tradurre, spiegare un anagramma, ma spero si sia capito. Ci sei riuscito. And this is a challenge of a coach. If you love coaching, you want to coach the guys out of the pit. E questa è una delle sfide bellissime del coaching. Se ami allenare, ami avere questi momenti e riuscire ad allenare i ragazzi out of the pit, fuori da questo pit, dal buco. In our lives, you want to be the person that people look to in the toughest moments. Nelle nostre vite vuoi essere la persona a cui le persone guardano nei momenti difficili. This is where our relationship building will matter. Questo è il momento in cui la nostra capacità di costruire relazioni sarà importante. This is where our emotional intelligence will grow. La nostra intelligenza emotiva crescerà in questo momento. Out of this, we'll have our biggest growth. Dopo questo momento, quando usciremo da questo momento, avremo la nostra crescita maggiore. Yes, I think you touch every point. Yes, I was the environment also in the locker room between the guys. Our environment, number one, I mean, we've got really competitive people in the locker room. Prima di tutto ti risponde alla parte di domanda su com'era il clima nei ragazzi, perché prima era partito a rispondere tra lui e i ragazzi. Sì. Nel nostro spogliatoio abbiamo persone altamente competitive. And to me, there's levels to competing, right? Per me ci sono diversi livelli di essere competitivi. Like most people focus on winning. Molte persone si concentrano solo sul vincere. I try to focus on complete competition and competitiveness. Io cerco di concentrarmi sulla competizione totale e competitività. So when I see the scores and we're experiencing this the last month, no one, maybe in the world, is more furious about us being competitive for the 40 minutes. Quindi quando vedo il punteggio sul tabellone, nessuno, probabilmente nel mondo intero, è più furioso, arrabbiato di quanto sono io nel vedere il punteggio, nel vedere che non siamo competitivi per 40 minuti. We've been stuck only focusing on winning and losing. Ci siamo bloccati concentrandoci solo sul vincere o sul perdere. And I want to focus on competing every single play for 40 minutes. E invece io ci voglio concentrarti sul competere ogni singolo possesso per 40 minuti. That's a higher level than being focused on the scoreboard and winning and losing. Quello è un livello di competitività più alto che concentrarsi solo sul tabellone, sui punti e sul vincere e perdere. That's what we've got to fight through right now. Questo è quello su cui dobbiamo lottare adesso. Questa è la nostra battaglia. Because there may not be a score for a competition. Perché per questo tipo di competizione non c'è un punteggio chiaro. Competition one-on-one. Competizione uno contro uno. Guarding the basketball. Marcare uomo uno contro uno. There is no score there at the end of that possession. There's just one-on-one. Did I do my job? Non c'è un punteggio alla fine di quel possesso. È solo uno contro uno. Io contro di te. Ho fatto il mio lavoro. Ho fatto quello che dovevo fare. Did I set the screen physical enough?
ho fatto un blocco abbastanza fisico, abbastanza buono. That's competing. Questo è competere. No score for that. Non ci sono, non va nelle statistiche, non porta direttamente un canestro, ma questo è competere. We have to win those one-on-one battles, which put us above winning and losing. Dobbiamo vincere tutte queste singole piccole battaglie individuali che ci portano al di là, che vanno oltre il semplice fatto di vincere o perdere la partita. Ecco, coach, è veramente affascinante sentire questi ragionamenti. Mi danno però l'impressione che siano parte di un processo, soprattutto mentale, che i giocatori, ma anche l'intero ambiente, diciamo l'intero ambiente del basket triestino, sia da parte di chi lo segue, ma soprattutto del vostro ambiente all'interno dello spogliatoio, deve metabolizzare attraverso un processo più o meno lungo, che sta prendendo una certa lunghezza dall'inizio della stagione e che è ancora in corso, deve ancora essere completato, evidentemente, visto che è un campionato che nelle intenzioni, lo ha detto anche lui, lo hai detto anche tu prima, Jamion, che volevate dominare, non sta attualmente succedendo. Prendiamolo come parte di un processo. Io volevo capire, lui è a Trieste da un po' di tempo, ha cominciato a comprendere qual è l'urgenza della gente del basket di Trieste per raggiungere di nuovo l'obiettivo della promozione. Veniamo da una retrocessione che lui non ha vissuto, ma che è stata molto molto pesante da digerire, e chiaramente l'obiettivo di tutti, non soltanto quello della squadra, è quello di tornare già quest'anno al piano di sopra o comunque nel modo più veloce possibile. Sono compatibili le due cose a questo punto della stagione? Cioè, a che punto del processo siete? Riuscirete a completarlo prima della fase cruciale dei playoff? In altre parole, credete che l'obiettivo sia ancora possibile conquistarlo alla fine di questa stagione? Domanda, mi rendo conto, difficilissima, ma volevo solo capire se Jamion ha capito il senso di urgenza che c'è in questo momento. Vorrei essere riuscito a spiegarlo nella domanda. Se la domanda, se ti sembra che non abbia capito la domanda, dimmelo. E ok, perfetto, grazie. I do want to talk a little bit about relegation. Voglio parlare un attimo di questa cosa della retrocessione. I recognize that I came here in a really tough. Io riconosco di essere arrivato qui in un momento molto difficile, molto particolare. A really frustrating moment for our fan base and those who love Trieste basketball. Un momento frustrante per i nostri fan e per tutti gli appassionati della pallacanestro Trieste. When Michael called me about this opportunity. Quando Michael mi ha chiamato per questa opportunità. I wanted to fight for the promotion. Io volevo lottare per la promozione, era una delle cose che mi ha spinto ad essere qui. Like, no one comes all the way around the world to be average. Nessuno va dall'altra parte del mondo per l'idea di essere mediocre, di essere medio. I knew how tough it was going to be. I knew the challenges ahead of us. Sapevo quanto sarebbe stato difficile, sapevo la sfida davanti a noi. And I personally wanted to fight for the promotion. E io personalmente volevo lottare per la promozione. And I can say this as well. E posso anche dire questo. Many of the players on our roster chose to come back here or to come here to fight for a promotion. Molti dei giocatori a roster hanno scelto di tornare qui o di venire qui per questa opportunità di lottare per una promozione. It was a major part of the free agent conversation. Era una grande parte della conversazione che abbiamo avuto con ogni free agent, con ogni giocatore che volevamo firmare, insomma. They wanted to embrace the challenge. Loro volevano accettare questa sfida e farla loro. Our players and myself, we wanted to be here in the toughest moment to give ourselves the greatest outcome. I nostri giocatori e me stesso volevamo essere qui nei momenti difficili per darci la possibilità di lottare in questi momenti difficili. And we are responsible for a lot of things this season. E siamo responsabili di un sacco di cose questa stagione. But I do feel like a lot of the frustration comes from last season that spilled into this season, and we have no control over what happened last year. E penso che una buona parte della frustrazione, non una buona parte, una parte della frustrazione, scusate, ho fatto un errore di traduzione, una parte della frustrazione derivi dall'anno scorso, da cose che sono successe, che non sono direttamente imputabili a noi. So when we talk about urgency, quindi quando parliamo di urgenza,
We all have extreme amount of urgency to get there. Tutti noi abbiamo un grandissimo senso di urgenza per farcela, per arrivare lì. Now, as a fan, ora da tifoso, that urgency is about direct promotion as a straight line. Da tifoso questa urgenza è promozione diretta, una linea retta che ci porta alla promozione. For us as a team, it is about a process and arriving as the best team in the right moments. Per noi come squadra, questa linea deve essere un processo che ci porti a essere la migliore squadra possibile nei momenti in cui conta ai playoff. I know we've had a tough month. So che abbiamo avuto un mese difficile. But let's not forget, we've only lost 2 games all year when we were fully healthy. Non ci scordiamo anche che con tutti i giocatori al completo abbiamo perso 2 partite in tutto l'anno, con tutto il roster al completo. We're in a tough moment. I'm not denying that we're in a tough moment right now. Siamo in un momento difficile, assolutamente, non possiamo negarlo. But we have been and we will be again a dominant team. Ma siamo stati e torneremo a essere una squadra dominante per dei momenti di stagione. Aspetta un attimo, Fra, che gli traduco un'altra parte. He was saying that if you believe that, is it possible to have this long process you were speaking before about the pit and growing out motion compatible with this short-term goal that we have? Yeah, my experience with where we are right now is that it doesn't take as long as it sounds when we're talking about that process. La mia esperienza con questo tipo di processo non serve così tanto tempo come sembra magari quando ne parliamo a parole. Because once you learn what you need to learn in the pit, perché una volta che impari le cose che hai bisogno di imparare nel pit, nel momento basso della stagione, your confidence goes to a superhero level. La tua confidence, la tua fiducia in te stesso, la tua convinzione va immediatamente a un superhero level, va a un livello di convinzione molto alto. It's like you fight through the fog. È come se tu attraversassi la nebbia. Noi siamo esperti qua di nebbia. You see the sun. Vedi il sole. And you only know the sun. E dopo, una volta che vedi il sole, conosci solo il sole, riesci solo a stare in quel momento, in quello stato mentale. Allora, parlando di comunicazione, Coach Christian è molto attento alla comunicazione. Alcuni suoi colleghi, proprio nelle ultime settimane, come Matteo Boniciolli o Frank Vitucci, hanno parlato che i social sono fogna, sono un qualcosa da cui rifugire. Coach Christian, come vede i social, come interagisce con questo tipo di comunicazione contemporanea? You know, obviously I love my social networks. Come ovvio, io adoro i miei social network. You know, I love it because it also gives me the ability to connect with our fans. E mi piacciono anche perché mi dà la possibilità di connettere, insomma, di parlare, di avere delle connessioni con i nostri fan, con i nostri tifosi. My overall goal is to bring great spirit to the world. Il mio obiettivo generale, al di là di questa stagione, è di portare grande spirito, energia, positività nel mondo con le persone con cui interagisco. If you knew how many times a day I would get a message from people said I needed to hear that exact message today. Se sapessi quante volte al giorno ricevo un messaggio da persone che conosco da casa negli Stati Uniti, che mi dicono avevo proprio bisogno di sentirmi dire questa cosa che tu hai messo, che tu hai postato, che tu mi hai detto in privato oggi. The roles I represent in life. Il ruolo che io voglio rappresentare, che rappresento nella vita. Husband, father, friend, coach, leader. Marito, padre, amico, coach, leader. I try to hit all those within my social network. Io cerco di essere tutte quelle cose, quelle dimensioni diverse sui social network. I also recognize this is a huge cultural difference. Capisco anche che questa sia un'enorme differenza culturale tra l'America, come usiamo noi i social e come vengono usati qua dagli allenatori italiani. Like, it wasn't until I got to Italy that I realized it's just Americans speaking to Americans on their social networks. Ho realizzato solo quando sono arrivato in Italia che sono solo americani che parlano con americani sui loro social network, nella loro sfera. But that is a way that we connect, and that is a way that I stay connected to home. Ma è un modo in cui noi ci colleghiamo tra di noi, ed è un modo in cui io personalmente rimango collegato alle persone che sono a casa, che non posso vedere. Quindi si fa tradurre i social dei tifosi di Trieste o no? Ah, ecco.
comments of Trieste fan translated to you on social network? I don't think so. No, one of the reasons I wanted to be here was for a passionate fan base. Ma uno dei motivi per cui io volevo essere qui è per una fan base appassionata. Like I recognize when we're not doing well. Io riconosco quando non stiamo facendo bene. And no one is more disappointed at me than me. E nessuno è più disappointed, deluso in me stesso di me stesso. Heavy wears the crown. Ha detto un modo di dire, però devo tradurre. È difficile portare la corona, è un modo di dire in inglese, non nel senso di essere re, ma nel senso di avere la responsabilità. È il peso della responsabilità, potremmo dire in italiano. So I understand that. Quindi capisco i commenti che possono essere arrabbiati dai tifosi. I also hope that people can understand that I'm also a human. Io spero anche che le persone possano capire che sono un essere umano. And that I'm working tirelessly with our staff, our entire organization is working tirelessly, and that 3 seconds it takes to add to my Instagram story is not taking away from the amount of film that we're watching and the amount of work we're doing with our players. Però spero anche che si possa capire che noi, io, tutto il nostro coaching staff, la nostra organizzazione lavora senza sosta per arrivare al nostro obiettivo, e che quei 3 secondi che ci metto a postare la storia non sono tempo che rubo al guardare i video degli avversari, allo studiare, al preparare le partite. Francesco Freni, perché qua con il Francesco ci perdiamo, no? Francesco, io ho un'ultima, perché stiamo arrivando all'ora e stiamo portando via tanto tempo ai due coach e non possiamo abusare. Io direi, Franz, che da un lato diciamo che se il coach è d'accordo, i coach sono d'accordo, le domande che ci sono arrivate da casa, sì, tantissime, le faremo in una sorta di altra puntata, di altra trasmissione, così riusciremo così accontentare anche sì, i fan, i tifosi da casa. Aggiungiamo anche questo, Raffaele, aggiungiamo che io farò una sorta di stampa della chat mai così incredibile come stasera, veramente difficilissimo stargli dietro, e la farò avere al coach, magari che così la prossima volta partiamo proprio da considerazioni che sono veramente tutte quante veramente molto costruttive, devo dire. Mi ero perso un attimo, dimmi la cosa che hai detto, ho capito quello che ha detto Raffaele, non ho sentito Francesco. Semplicemente che la chat su Twitch questa sera è super animata come non mai, e sono arrivati tantissime considerazioni, tantissime domande, tantissimi suggerimenti e considerazioni. Siccome una puntata con lui non basta, se lui sarà d'accordo ne faremo un'altra, magari partiremo proprio da quelle, io gliele farò avere. Lui dice che si è divertito, che è stato un piacere essere qui. Sì, abbiamo finito, Francesco. In futuro assolutamente, anche tramite insomma i vari, certo, responsabili di comunicazione, eccetera, per organizzare, certo, qualcosa. Ok, ecco, io volevo... Francesco, vai, l'ultimissima vai. Domanda mia, dopo sì, fai tu la tua, perché sì, è una domanda assolutamente banale. Dai, una ciascuno, banale. Se sei d'accordo il coach, ancora una ciascuno, dai. Sì, dai, una ciascuna e dopo lo lasciamo. La prima è la mia banalissima, come sta Reyes e quando potremo vederlo in campo plausibilmente? Justin has been recovering well. Justin sta recuperando bene, è in pari col suo processo. The good thing for us is he just recovered from this sort of injury a year ago. La cosa positiva per noi è che ha recuperato da questo esatto tipo di infortunio l'anno scorso. Like most things, when you know what to expect, it's easier to work towards the goal. Come molte cose, quando sai cosa aspettarti anche dal tuo corpo, è più facile lavorare per raggiungere l'obiettivo. So he's in great spirits and he's working really, really hard to get back. Quindi è in un ottimo spirito mentale, in un ottimo mood, insomma, umore, e sta lavorando tantissimo per tornare il prima possibile. Sì, io invece volevo farne una che è forse anche meno immediata, però insomma magari dopo la riprenderemo la prossima volta che tornerà il coach. Io volevo sapere, la scorsa estate quando ha parlato con Michael Arcieri e ha saputo che doveva venire nella seconda Lega Italiana,
Si aspettava un livello di competizione così alto, soprattutto con tante squadre competitive, o nella sua mente semplicemente sottovalutato il livello di questa competizione? E poi volevo fargli un'ultimissima domanda da americano. Però aspetta, ok, spezziamo così intanto. Sì, sì, tranquillo. Italian basketball has a great reputation around the world. Il basket italiano, il campionato italiano ha un'ottima reputazione in giro per il mondo. Good players come from here and good players want to play here. Buoni giocatori vengono da questi campionati e buoni giocatori vengono a giocare in questi campionati. So I certainly knew how competitive this league was going to be and how competitive this championship was going to be. Quindi assolutamente sapevo quale sarebbe stato il livello di competizione e quanto sarebbe stato il livello di competizione, insomma, quante squadre sarebbero state competitive e quale sarebbe stato il livello. Yeah. I typically don't underestimate competition. Io di solito non tendo a sottovalutare la competizione. I love to compete. I love to compete against the very best. Amo competere contro i migliori. And I think Michael used my love of competition to get me here. E penso che Michael abbia usato il mio amore per la competizione, per le sfide, per portarmi qua. You know, this is a big opportunity for all of us. Questa è una grande opportunità per tutti noi. To be a part of something that's rare. Di essere parte di qualcosa che è raro. Something that's going to be memorable. Qualcosa che può essere memorabile. And competitors love being a part of those moments. E i competitors, le persone che amano la competizione, le persone competitive, amano essere parte di questi momenti. Volevo chiudere la puntata per non dimenticare che il coach è americano. Il mio amico Walter mi ricorda che domenica c'è una competizione di altissimo livello che sicuramente lui guarderà, anche perché giocate sabato, quindi avrete tutta la libertà per godervi il Super Bowl domenica. Volevo solo sapere, Kansas City o San Francisco, coach? City o San Francisco. I appreciate you telling me the teams. Apprezzo che tu mi abbia detto le due squadre presenti. Ah, non le conosci. I've been so locked into our opponents. Ha detto che in questo momento è così concentrato sui nostri avversari, sul campionato. That I thought I'd missed the Super Bowl. Che pensava che il Super Bowl ci fosse già stato, che se lo fosse perso. But if the San Francisco 49ers are in. Ma se i San Francisco 49ers giocano. I think they have the best chance to win. Io penso che avranno la migliore chance di vincere, sono favoriti. Bene. Ok, allora ovviamente ringraziamo Francesco, ci hai dato veramente, hai fatto un'assistenza a lui e a noi che definire preziosa è riduttivo, e chiaramente ringraziamo il coach di cui abbiamo scoperto degli aspetti e il pensiero profondo che era a noi totalmente sconosciuto finora per motivi di tempo, di lingua e insomma non ce n'è stata mai l'opportunità, per cui parleremo con la società, ovviamente faremo i nostri passi, ma se lui sarà disponibile avremo veramente il grande piacere di riaverlo con noi, magari più avanti, magari prima dei playoff, alla fine della fase orologio. Grazie mille. Thank you, coach. Thank you, coach. Grazie. Alla prossima. Grazie mille. Ciao. 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 Ciao.